Siamo in Valle di Comino in compagnia della simpaticissima Elvira che ci insegnerà a preparare il panassotto. Allora, teniamo tutti gli ingredienti E sono e pronti. sono pronti. Allora ci mettiamo prima l'osso di prosciutto e poi ci mettiamo Un po' di cotica. un po' di cotica, ci mettiamo le patate, il cappuccio, la verza, però noi la chiamiamo cappuccio. Il cavolo E cappuccio. poi ci mettiamo la cipolla, l'aglio, ci mettiamo l'abieta. La carota D'estate anche un po' di cicoria e selvatica. Dove d'estate ci mettiamo anche un po' di cicoria selvatica perché d'inverno non si trova. la fate questa Questa la cicoria? facciamo in alta montagna dove fanno la transumanza gli animali Dove si portano al al pascolo? pascolo gli animali d'estate. Poi i fagioli si cuociono da parte. Fagioli è un fagiolo Vabbè, particolare, il però questo che fagiolo fagiolo sono i è, Elvira? cannellini di Atina. Questo Il è fagiolo. meraviglioso. Questo si usa in tutta la Valle di Comino. Si Questo usano questi fagioli. è un fagiolo I buonissimo, che ha la buonissimi di buccia sottile che e si si chiama il digerisce. cannellino di Atina. Cannellino di Atina. E poi questo si cuoce a parte, poi si mette nella minestrone, zuppa, la chiamiamo zuppa noi, poi si chiama anche minestrone, come la vuoi Minestrone, chiamare? panassotto, pane E poi si mettono i fagioli dopo cotti, che si cuociono da parte con la pignata. a mollo. Con il pane raffermo. Con il pane raffermo prima si mette il pane raffermo e poi si mette tutto il minestrone dentro, la Io zuppa dentro. ho un ricordo di mia nonna, un ricordo piacevolissimo, molto affettuoso di nonna, che mi ammoniva: non si butta mai il pane. Sì, difatti. Quando avevamo il pane secco nell'arca, si diceva, l'arca L'arca del pane. antica, si metteva il pane e si teneva 8 giorni antichi. Non è che come oggi tutti i giorni si va a comprare una pagnotta di pane. No? Prima si metteva nell'arca, si chiamava, si mettevano 8 pagnotti di pane, si faceva al forno e poi quando il pane era secco si tagliava a fette e si metteva sotto la minestra. Quindi da base per la minestra e La poi minestra. sopra si Si versava. versava quello che avevi cotto e si Io mangiava. gli ingredienti adesso ce li ho Ce elencati. l'abbiamo Vogliamo tutti. farla insieme questa minestra? Sì, come no? Allora, mettiamo la bieta. Iniziamo a tagliare la bieta. La bieta. Ecco qua. Non è la prima volta che prepari questo piatto. No, no, questo è da ragazza, lo facevo già da ragazza, con i miei genitori, con la mia mamma, e ho imparato praticamente. Diciamo quasi da piccola, va. Poi il sedano, non Coste di abbiamo nemmeno sedano, messo perfetto. il sedano, la cipolla, e Puliamo la cipolla. La mettiamo tutta la cipolla, Elvi? Una beh, io ce la metto tutta quando la faccio la minestra. bella minestra saporita. Insomma, la taglio a pezzi. Poi Un tempo erano le verdure che si trovavano per casa. sì, più o meno la facevano tutti i contadini. La minestra non è che si andava al mercato a comprare una volta, perché non ci stava i soldi per andare a comprare. No, allora si faceva tutto in casa. Pure l'osso di prosciutto non si buttava, Non si si buttava metteva nel nulla. minestrone. Capito? Ci mettiamo la verza. Un po' di verza. Uno spicco d'aglio. Benissimo. E la carota. Perfetto. Questo è come io la preparo. E le nostre verdure sono Poi pronte. ci si mette un po' di questo. La cicoria selvatica, La abbiamo cicoria detto. selvatica, ma d'inverno non si trova. Questo si trova soltanto d'estate, d'inverno non ci si mette.
Allora, ho messo a bollire la cotica e l'osso di prosciutto. Adesso mettiamo la verdura, quella è pronta e bollita. Mettiamo la verdura e si cuoce tutto e poi dopo mettiamo Benissimo. sul pane a mollo. Tagliamo il pane a pezzetti, il pane da fermo, che deve essere secco. Il pane secco che non si butta se si fa la minestra. Si Benissimo. mette a pezzi e si mette sotto al recipiente. Mettiamoci un altro paio di Un pezzetti. altro po' di pane. La base è La pronta. base è pronta. Poi Massimo mi prende la minestra. Il Che è cotta, cutturiglio la cottriglio con la minestra, con la cotta, minestra. Ecco che è cotta. qua. Che profumo. Le verdure insaporite con la La cotenna. verdura insaporita con la cotta che è l'osso di maiale e l'osso di Di prosciutto, prosciutto. che è molto buono. Poi ci si Manca. mette anche un filo d'olio, chi lo vuole, se no già è grasso abbastanza, già molto grasso. A questo punto manca solo l'ingrediente principale. Manca solo i fagioli adesso e un po' di olio a piacere, comunque l'olio, non E è un filo che d'olio a crudo ce lo è un mettiamo. po' di olio a crudo. E la minestra è pronta. Ti passo i Un po' fagioli. di fagioli. Ecco la vignata con i fagioli. Che stanno cotte al fuoco alla pignata. Ecco qua. E la minestra è pronta. Mettiamo un filo d'olio, ma non è che la devo mettere per forza. L'olio perché è grassa, la minestra è grassa abbastanza. Complimenti.